Buongiorno e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica e oggi vi porterò con me nella mia giornata. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono una ballerina professionista e lavoro nel corpo di ballo del Czech National Ballet di Praga. Vivo a Praga da oltre 5 anni e in questo canale vi porto con me nella mia vita, vi mostro quello che faccio e anche cosa mangio perché sono vegana da oltre 11 anni. Il mio intento con questi video è di mostrarvi come sono le giornate di una ballerina professionista per tutti quei ragazzi che vorrebbero fare questo mestiere in futuro, ma anche per le persone semplicemente curiose di vedere come si svolgono. E per quanto riguarda l'alimentazione, vi mostro quello che mangio per darvi delle ricette di ispirazione, sicuramente non per obbligarvi a mangiare come me, ma anche per dimostrare che è possibile mangiare 100% vegetale e al contempo può essere una sportiva professionista e allenarsi molte ore al giorno. Prima di cominciare col video, vi invito a cliccare nel bottone qui sotto, iscriviti se ancora non l'avete fatto, per non perdervi i prossimi e supportarmi in questo mio lavoro su YouTube. Il programma della giornata è: stamattina ho lezione di danza classica dalle 10 alle 11 e un quarto, dalle 11 e mezza alle 2 avrò delle prove di Romeo e Giulietta. Poi il pomeriggio avrò libero e vorrò mostrarvi una ricetta del banana bread che faccio sempre e che adoro. E invece stasera dovrò andare a teatro, allo State Opera di Praga, perché abbiamo la prova generale appunto di Romeo e Giulietta. Sarà una giornata molto intensa, ma devo dire che rispecchia perfettamente quelle che sono le mie giornate tipiche qui a Praga. Io spero che il video vi piacerà e partiamo subito. Lezione di danza appena finita. Oggi avremo le prove del balletto Romeo e Giulietta perché andremo in scena questo weekend e anche settimana prossima. Durante la giornata lavoro ho sempre delle prove, anche brevi, e mi piace approfittare di questo tempo libero per migliorare la mia tecnica di danza. Quindi vengo in questa sala che molto spesso è disponibile per provare quei passi che mi vengono ancora un po' difficili, oppure vado in palestra ad allenarmi. Adesso quindi mi metterò a fare qualche esercizio e poi andrò in sala a fare le prove. Piccolo trucchetto del mestiere: per far durare di più le scarpette da punta utilizziamo questa colla che ci fornisce il teatro, che serve per indurire sia il gesso sia la soletta. Io la metto praticamente in tutta la scarpa e sono sicura che online se ne trovano perché a noi appunto ce la forniscono, però è davvero importantissima perché fa durare le scarpe a lungo, altrimenti soprattutto le ferite. Questa marca Frid durerebbe un giorno, però con la colla resistono di più. Per pranzo ho portato del riso bianco basmati con straccetti di soia cotti con salsa di pomodoro, cipolla, peperoni e carote. Un piatto bilanciato che poi ho condito con olio di oliva e adesso lo mangio prima di tornare a casa. Grazie.
sono le 3 e sono appena tornata a casa da lavoro. Ora avrò circa 3 ore di pausa perché poi alle 6 tornerò a teatro per la prova generale di Romeo e Giulietta. Prima di farvi vedere la mia ricetta preferita per il banana bread, come promesso stamattina, voglio fare due chiacchiere con voi e parlarvi di nuove abitudini che sto creando nella mia vita e che nelle ultime settimane mi hanno donato moltissima energia, vitalità e buon umore. Nel video precedente vi ho parlato del libro che sto leggendo in questi giorni, che si chiama Atomic Habits, e parla di come costruire abitudini che possano renderci la versione migliore di noi stessi, ma anche come distruggere le abitudini cattive che invece ci portano negatività. Sto cercando di mettere in pratica alcuni consigli di questo libro. Io penso di avere una routine delle abitudini molto molto sane che ho costruito negli anni, delle quali vado molto fiera. Per esempio l'alimentazione, che è molto bilanciata. Per esempio il sonno, che io dormo 9 ore, tra le 8 e le 9 ore ogni notte, questo è molto importante. Ma sono sempre alla ricerca di nuove abitudini che possono rendere la mia vita ancora più interessante e migliorare la mia felicità in generale. Ultimamente ne ho sperimentate due che devo dire sono molto efficaci. La prima sono le docce fredde, mentre la seconda consiste nel fare 3 volte a settimana cardio. Per quanto riguarda le docce fredde, ho visto un po' su internet che non ci sono degli studi specifici che ne garantiscono i benefici, ma le informazioni che ho ricavato riguardano il fatto che la doccia fredda permette al corpo di rilasciare degli ormoni che ci fanno sentire bene, come la dopamina, che ci mantengono di buon umore e danno anche molta energia. In più molte persone affermano che le docce fredde aiutino a migliorare il sistema immunitario, ma il motivo principale per il quale ho scelto di farlo è che so che aiutano moltissimo gli sportivi per riprendersi al meglio dopo un allenamento, perché riducono le infiammazioni ai muscoli. Quindi di recente ho provato, non vi nego che iniziare è molto doloroso, infatti quello che faccio io è cominciare molto piano, dai piedi, poi bagnarmi le gambe, il torso e infine le braccia. Ovviamente i primi giorni non riuscivo a bagnarmi tutta, poi piano piano mi abituavo e adesso riesco a fare qualche secondo di doccia completamente fredda. Ma ovviamente poi cambio la temperatura, la metto calda e faccio la mia doccia normale con l'acqua calda. Quindi so che quello che aiuta i muscoli e il nostro corpo in generale è la differenza, l'alternanza tra acqua fredda e acqua calda. Fatemi sapere nei commenti se voi fate queste docce fredde e come vi trovate. L'altra abitudine invece riguarda fare cardio per 3 volte a settimana. Ho voluto sperimentare questa attività perché ho sempre letto ovunque, ho sempre saputo che fare attività di cardio come la corsa, la bicicletta, aiutano moltissimo la salute del cuore. E soprattutto per me che sono ballerina, aiutano a migliorare la stamina, quindi la resistenza. Ho voluto provare ed è già da un paio di settimane che lo faccio. Uso la cyclette, come penso avrete visto da qualche clip precedente, per 10 minuti per ora, perché sono agli inizi, 3 volte a settimana, però poi conto di aumentare a 15 minuti magari settimana prossima e vedere un po' come va. Come per le docce fredde, iniziare è la parte più difficile, però una volta che ci si fa l'abitudine devo dire che sono tanti i benefici e mi sento molto più attiva e ho molta più resistenza durante le prove, gli spettacoli e le lezioni. Purtroppo correre, essendo una ballerina, non è un'attività che mi sento sicura di fare perché ho paura di danneggiare le mie ginocchia, le caviglie e i piedi in generale, però con la cyclette penso che sia abbastanza sicuro e quello che è importante alla fine è che il cuore, che il battito si acceleri e che il cuore inizi a pompare più velocemente e questo è quello che dà i benefici. Queste sono le mie 2 nuove abitudini e finora gli effetti sono assolutamente positivi. Vi aspetto nei commenti appunto per sapere cosa ne pensate, se anche voi amate fare queste 2 attività. Adesso è arrivato il momento di mostrarvi la mia ricetta del banana bread e andiamo subito in cucina. Ecco gli ingredienti per il banana bread. Ci serviranno 3 banane molto mature, più sono mature meglio è, della bevanda vegetale alla soia o anche all'avena o anche acqua va bene, olio di semi di girasole, farina che può andare bene anche integrale, questa qui di tipo 2, cannella, un pizzico di sale, dello zucchero, una bustina di lievito istantaneo per dolci e 50 g di cioccolato fondente, ma mi sa che questi sono anche di più, mi sa 80 g, dipende un po' dai vostri gusti. Per prima cosa ho tagliato a pezzettini piccoli il cioccolato, potete anche utilizzare della frutta secca o quello che avete in casa, oppure omettere completamente questo ingrediente. Poi ho unito tutti gli altri ingredienti, tranne la farina e il lievito, e ho mescolato molto bene.
E adesso appunto unirò farina e lievito fino a ottenere un composto omogeneo che vi mostrerò dopo. E poi lo inserirò in questo stampo per plum cake e cuocerò in forno. Il forno l'ho già preriscaldato ed è statico a 180 gradi. Vi lascio comunque in descrizione la ricetta con le dosi, gli ingredienti e il procedimento. Come potete vedere, è possibile realizzare un banana bread che può soddisfare il palato di tutti senza dover utilizzare latte, uova o burro, che sono quegli ingredienti che ho sempre pensato essere indispensabili per la cucina e per la pasticceria. Oggi possiamo cucinare davvero di tutto senza dover utilizzare prodotti di origine animale, che non solo non ci fanno bene, ma soprattutto sono causa di sofferenza, crudeltà e morte di animali, di esseri senzienti, innocenti. Se possiamo quindi soddisfare il nostro fabbisogno di nutrienti e al contempo il nostro palato, senza dover ricorrere alla sofferenza, perché non farlo? Noi possiamo scegliere, mentre gli animali no. Quindi ogni volta che mettiamo qualcosa nel nostro piatto, dobbiamo sempre pensare alle conseguenze delle nostre scelte e alle vittime delle nostre scelte. Ora mi metterò un po' sul divano a leggere e a scrivere. Oggi voglio ricominciare il quarto capitolo del mio romanzo e sono molto molto emozionata. Più tardi vi porterò con me a teatro e ci vediamo dopo. Prima di uscire faccio merenda con una mela e una fettina del banana bread che è venuto spaziale. Morbidissimo dentro e croccante fuori. Davvero una goduria. Stasera per cena pasta col pomodoro molto semplice e poi funghi e cipolle e un po' di basilico dal balcone. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Prima di lasciarvi, vi ricordo nuovamente che se ancora non l'avete fatto, potete cliccare nel bottone qui sotto iscriviti per non perdervi i prossimi video e supportarmi. Io vi aspetto nei commenti, vi rispondo sempre con molto piacere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!